L'IRS contro la presenza statunitense alla Maddalena, dagli indipendentisti che hanno invaso pacificamente l'isola di Santo Stefano, una sola richiesta: i militari americani devono tornare a casa. Sentiamo Martin Frey. Regione e province, marinerie, comuni e popolo sardo vi chiedono di andarvene. Parole di Gavino Sale e dell'IRS a due passi dalla base americana di Santo Stefano. Fora, fora, urlano in tantissimi. Una giornata di manifestazione, di slogan, di amicizia e di richieste precise. Sono le 11 di una mattina di sole al porto di Palau, che si riempie di mille bandiere colorate, presenti anche i cugini Corsi. Jean-Christophe Angelini, cosa significa la vostra presenza oggi qui? La nostra presenza oggi qui è un segno di solidarietà, di sostegno al popolo sardo, ma al di là di noi una presenza forte, perché chi ha realtà di un popolo sardo dal punto di vista di rivendicazioni nazionali come dal punto di vista di rivendicazioni di ambiente, di salute pubblica, tocca di noi al popolo corso, perché chi ha presenza americana nel Mediterraneo è un affare che ci imprema assai, ci inquieta assai. Uniti possiamo vincere e varcare finalmente la cancellata della libertà, dice il presidente provincia Galura Pietrino Murighile. No all'enclave americano, no ai sottomarini a propulsione nucleare, dicono. Il mondo è di tutti, bianchi e neri, ma il nucleare no. No plicità decennale di tutti i partiti politici. Sono arrivati da tutta la Sardegna, dalla Maddalena, prima interessata al problema, nessuno, nessun politico della maggioranza, nessuno della minoranza. E mezzogiorno si parte via mare per occupare l'isola, che c'è. Una lunga arrampicata, non certo facile, e finalmente ecco la base americana. Via alle bandiere americane e a quelle italiane, poi consegnate con un sorriso alle autorità americane e italiane, su le bandiere del popolo sardo. L'isola, per un giorno, è nostra.